Eh sì, questo è il lungolago delle eleganti ville. Scommetto che anche a voi piacerebbe avere una villa così in un posto del genere. Beh, se è così allora siete fortunati. Non perdetevi questo video perché io non posso fare assolutamente niente per voi. Magari ce l'avessi io una villa così qui. Però potete comunque fare la bella vita, anche se non avete una villa così. Ve lo garantisco, qui si può fare. Anzi, ve lo dimostro. Questa è Italian Travel e benvenuti a Bardolino. Andiamo! Il centro di Bardolino si mostra come un antico paese di pescatori. Un intreccio di stradine e piazzette che risalgono dal lago, con le abitazioni sparpagliate una dietro l'altra a partire dalle prime, che sorgono sulla linea costiera e rendono il paese ancora più caratteristico. Sono proprio questi angoli nascosti, le strade lastricate, i balconi fioriti, le antiche abitazioni colorate, oggi divenute negozietti di souvenir, gelaterie e locali, che rivelano la nuova identità turistica di Bardolino. Dell'antico castello e delle mura difensive, oggi restano soltanto le due porte di accesso alla città. Porta San Giovanni a nord e Porta Verona a sud-est, e la mozza torre rettangolare sul lungolago. C'è un bel percorso che parte da Bardolino e va verso sud, verso l'Azise. Se vi piace fare camminate, fare jogging, questo è il posto che fa per voi. Tuttavia, se avete dei passeggini, se avete quindi bambini o diverse borse, forse lo trovereste un po' scomodo, perché per lunghi tratti è un po' sterrato, non ci sono molti punti di ristoro, quindi in quel caso magari preferirete la passeggiata che va verso nord, verso Garda. Sono 6 km di pista ciclopedonale molto ben tenuta, con panchina all'ombra per riposarsi e diversi punti ristoro, localini, chioschetti, dove potrete sedervi e bere qualcosa e mangiare al fresco. Ci sono delle possibilità di divertirsi sempre andando verso Garda, sia per grandi che per piccoli. Andiamo! Bardolino offre molti spunti per praticare sport, soprattutto acquatici. La barca a vela è il più praticato, grazie alle scuole e ai vari circoli che si trovano lungo le spiagge. Ma non solo, dalle uscite in kayak al SUP, fino ad esperienze più adrenaliniche come lo sci d'acqua o un volo in parasailing, a Bardolino avrete solo l'imbarazzo della scelta. Inoltre nei dintorni ci sono molti percorsi di diversa durata e difficoltà per chi vuole fare passeggiate o un giro in mountain bike.
se poi tutte queste camminate, tutto questo sport vi hanno stancato, potete rilassarvi e godervi la buona cucina locale in uno dei tanti bar che trovate sul lungolago. Io mi sono fermato qui e ho preso un buon bicchiere di Bardolino, chiaramente qui, che cosa si può bere. Però il Bardolino non è l'unico prodotto tipico della zona, anche l'olio è molto rinomato, al punto che sono stati istituiti il Museo del Vino e il Museo dell'Olio. Se vi interessano vi lascio i link in descrizione. Salute! Il litorale a nord di Bardolino è un continuo alternarsi di spiagge pubbliche e private, appartenenti ai vari campeggi e strutture che sorgono lungo la costa, tutte molto frequentate per la limpidezza delle acque e per la loro scarsa profondità, che permette ai bagnanti di godersi il lago in totale sicurezza. Ok, sono al Lido Mirabello, una spiaggia privata molto bella, davvero. Sono all'ingresso del centro storico di Bardolino ed è una spiaggia molto attrezzata, con ogni genere di servizio, si possono affittare ombrelloni, lettini, ristoranti, tutto quanto. L'unica cosa è difficile il parcheggio, perché essendo vicino al centro, privata, in una zona molto piccola, è difficile parcheggiare. Se invece volete stare un po' più tranquilli, vi conviene andare alla spiaggia di Cisano, che è in quella direzione, pochi chilometri fuori dal centro. Molto frequentata anche da famiglie con bambini, perché all'inizio l'acqua non è molto profonda, quindi i bambini possono nuotare in tutta tranquillità. Adesso voglio stare qui, rilassarmi un po'. Faceva molto caldo oggi, mi sono fatto una bella camminata, mi faccio un altro bagno rinfrescante e poi voglio tornare in centro, perché mi hanno detto che la serata a Bardolino non si può perdere. Ci sono un sacco di cose da fare, molto divertente. Relax! E in effetti, con l'avanzare delle luci del tramonto, le vie e le piazze del centro di Bardolino si riempiono di persone in vena di far serata. C'è veramente un sacco di gente ad animare le strade della città e i tavoli dei mille locali, pub, ristoranti e birrerie di Bardolino. La città conquista tutti con quell'improvvisa serenità che ci travolge con l'affacciarsi delle stelle, e le risate e le chiacchiere dei turisti in vacanza risuonano fino a tarda ora. Ok amici avventuristi, sto cercando di urlare perché qua c'è veramente un sacco di gente, c'è un gran casino. La serata sta per iniziare, ci sono un sacco di ristoranti, pub, locali, di tutto e di più. Se volete passare una serata a Bardolino, venite in centro, non dovete neanche cercare perché praticamente trovate di tutto. Io vi saluto, vi ringrazio e vi ricordo di mettere un bel pollice in su se vi è piaciuto Bardolino. Iscrivetevi al canale per vedere altri video. Come sempre in descrizione vi lascio link e informazioni utili. Se voi avete dubbi, domande, qualsiasi cosa, nei commenti sotto. Ci vediamo alla prossima. Italian Travel.